Bentornati a tutti. Oggi è venerdì, 15 settembre, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Toro. Tutte dritte grazie a Giove. Questo secondo venerdì di settembre si rivela fin dall'alba la vostra giornata fortunata, primo perché il pianeta che la governa, Giove, ora abita nel vostro segno, in trigono con il Sole, la Luna e Mercurio, tutti quanti in Vergine. Ma la fortuna non deriva solo dal padre degli dèi e dalla sua cornucopia ricca di spighe e di monete d'oro, parte del merito è anche vostro, ci mettete impegno, ottimismo e tanta disponibilità. 10 e lode in amore, con un cocktail afrodisiaco di sentimento ed eros dosati al punto giusto. Bene anche lo sport, gli studi e i contatti con l'estero, se per il weekend avete in programma un viaggio, studiate con successo gli ultimi dettagli. Novità assolute in amore. Novità concrete potrebbero affacciarsi nella coppia, in famiglia, tra coniugi, tra amici. E per i single finalmente appare il sole, non saranno poche le novità, ma alcune potrebbero essere eclatanti e anche offrirvi possibilità nuove e concrete. Siate oracoli di voi stessi. Oggi potreste avere doti particolari di intuizione che vi daranno le risposte che avete per tanto tempo cercato. Buone occasioni per chiarire con una persona che vi sta a cuore delle cose che vi sono poco chiare o che necessitano degli appropriati approfondimenti. Non lasciate la gelosia entrare nel vostro cuore. Oggi potreste avere dei problemi con l'auto o con mezzi di trasporto. Piccoli contrattempi potrebbero farvi perdere la pazienza e il vostro abituale autocontrollo. Buone prospettive di successo per qualcosa che vi sta a cuore, soprattutto se siete nati di venerdì. Trovate inoltre del tempo utile da dedicare a voi stessi concedendovi anche del relax se necessario. Fate un bel programma per la giornata e curate ogni dettaglio e ogni particolare. Oggi potrebbe essere il giorno importante in cui mettere a segno dei colpacci sia in amore che sul lavoro. Oggi potreste aver bisogno di tutta la vostra creatività per riuscire in qualcosa a cui tenete particolarmente, fate in modo da canalizzare le vostre energie impegnative in un vostro progetto. Sta per finire un periodo negativo, sappiate sfruttarlo per ripartire alla grande. L'ansia delle novità però potrebbe rovinare la partenza. L'amore si farà sentire nel vostro cuore bussando, picchiando con insistenza, che aspettate ad aprirgli? In fondo un treno si prende a volo. Potreste sentirvi irritati a causa di una notizia che sopraggiungerà nel tardo pomeriggio. Ma non preoccupatevi eccessivamente, in questi giorni arriverà una buona notizia che vi farà dimenticare questa irritazione. Le nate nella terza decade godranno di eccellenti occasioni in amore. Novità positive in vista in campo sentimentale. Più chiederete informazioni dettagliate e particolareggiate, più aumenterete la stima verso di voi. La vostra popolarità nel lavoro oppure nella vostra vita sociale sta crescendo a vista d'occhio insieme all'energia positiva che emanate intorno a voi. Nel lavoro grinta e sicurezza vi sosterranno in vista di sfide importanti. La Luna è benefica dalla Vergine insieme al Sole e a Mercurio nel vostro segno e un quadro astrale che appare decisamente ottimale propizia il buon umore, aumenta la voglia di lasciarsi andare e il gusto per la vita comoda. Super giornata per voi e per i vostri figli, vissuta all'insegna dell'ottimismo gioviano in trigono alla Luna che parla di affetti profondi e sinceri, anche se non manifestati platealmente. Fiducia e ottimismo le linee guida della giornata. Piacevolissima anche la sera assistendo a uno spettacolo o bisbocciando allegramente con gli amici. Amore ed Eros. In coppia ritorno di fiamma, la passione che covava sotto la cenere riprende vigore e in linea con le temperature eccezionalmente calde anche in settembre, è caldo anche il letto. Buoni amici sui quali contare, fascino e disponibilità facilitano le relazioni e allargano il vostro giro di frequentazioni in modo esponenziale. Più dialogo con i puppi, ascoltate i loro problemi alle prese con la riapertura della scuola, date loro fiducia, assecondate i loro gusti e incoraggiate le loro potenzialità, diventeranno splendidi adulti. Giove in fausta posizione di congiunzione nel vostro segno,
vi dona lo slancio razionale per conquistare chi vi piace, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 2 al 6 di maggio. Sarete inoltre dotati di un carisma particolare con il dono di una comunicazione efficace, che la Luna in Vergine positiva vi assicurerà. I single sono animati da una voglia di conoscere, di sperimentare, di provarsi in nuove esperienze. Siete ragazzi alle prese con una conquista particolarmente difficile? Non demordete. Lavoro e denaro? Giornata ottimale per chi è alle prese con esami universitari, il risultato brillante dipende in parte dalla preparazione, in parte dal vostro fascino. Alla grande tutto quanto ha a che fare con l'estero, a partire dall'iscrizione a corsi di lingue a un master prestigioso che vi aprirà diverse porte. Buoni guadagni, non sperperateli subito con acquisti inutili. Siete liberi professionisti? È Nettuno benevolo per il vostro segno dare idee creative da mettere presto in atto, specie se appartenete alla Taurina terza decade. Malgrado alcuni impegni si siano diradati nell'attività lavorativa, per via della recente ripresa dopo le ferie ancora non perfettamente avviata, non rinunciate a programmare e guardare avanti nel futuro. Benessere. Attivi senza strafare, sembrate aver trovato la formula dell'equilibrio. Aiuto anche dalla tavola, monitorate la gola imponendovi pasti equilibrati, concesso qualche sfizio ma solo se avete una bella pelle. Denaro? Plutone è ospitato nell'amico Capricorno e promette una mente lucida, svelta e capace di anticipare le mosse altrui, specie se siete nati nel mese di maggio. Il trio Luna, Mercurio, Sole e Vergine, si unisce alla positività e aiuta il progresso delle vostre finanze. Non si escludano occasioni di investimento fortunato che si possono acchiappare al volo. Per lei, pancia barometro delle vostre emozioni, se poi tende a lievitare e non è il nido di un pupo, attivatevi subito con l'aiuto di un buon istruttore e tornerà subito piatta come una tavola da surf. Per lui, parole incisive ed esempi concreti a sostegno degli ideali per cui lottate. L'unione fa la forza. Colore delle emozioni, salmone. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 8, finanze, 10, benessere, 8. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.